Ciao a tutti amiche del canale, oggi parliamo di salute e bellezza e i mille usi del tea tree oil, ma prima sigla! Allora, tutte quante conosciamo questo fantastico unguento, questa pianta. Praticamente rappresenta un po' un antisettico, un antibatterico naturale, che è il tea tree oil. Molte mi chiedono i vari utilizzi, eccetera, eccetera, ma anche su internet girano moltissime notizie al riguardo. Andiamo a vedere quali sono i 10 utilizzi per quello che riguarda la salute, quindi i 10 utilizzi di questo miracoloso unguento che è il tea tree oil. 1. Impiegatelo come antisettico in caso di piccole ferite. Applicatelo sulle zone interessate con un batuffolo di cotone dopo averne diluito 2 o 3 gocce con un olio vegetale. Ancora, punto numero 2. Tutti quanti conoscerete gli utilizzi che si possono fare del tea tree oil per quello che riguarda i problemi legati all'acne, alla pelle impura. Infatti, in caso di problemi di acne e foruncoli infiammati, che sembra impossibile riuscire a sconfiggere, utilizzate il tea tree oil come trattamento d'urto applicandone una goccia. Meglio se diluita, applicandola direttamente sull'imperfezione. 3. Il suo impiego viene sempre più frequentemente consigliato in caso di candida. Ancora, punto 4, utilizzatelo in caso di influenza. Come? Aggiungendo 5 gocce di tea tree oil all'acqua bollente che utilizzerete per i suffumigi. 5. Per combattere la forfora, lo sapete che basta diluire 10 gocce di tea tree oil in un flacone di shampoo neutro, senza profumo e a base di tensioattivi vegetali, che utilizzerete come di consueto. 6. È possibile anche realizzare un colluttorio naturale, dall'azione disinfettante e rinfrescante, diluendo in un bicchiere d'acqua un cucchiaino di bicarbonato e 2 gocce ovviamente di tea tree oil. 7. Lo sapete che il tea tree oil combatte efficacemente i cattivi odori causati dalla sudorazione? Perciò può essere aggiunto alla preparazione di un deodorante naturale in polvere a base di bicarbonato. Otterrete, unendo a 50 grammi di quest'ultimo, ben 8 gocce di tea tree oil e vi basterà conservare il tutto in un barattolino di vetro ben chiuso. Un massaggio tonificante. Aggiungete a 20 ml di olio di mandorle dolci 6 gocce di olio essenziale al tea tree. Punto 9. Può essere utilizzato come antifungino nelle classiche patologie che colpiscono i piedi, di chi pratica sport come il nuoto e frequenta spesso piscine o palestre. Punto 10. In caso di raffreddore, l'aromaterapia suggerisce di riscaldare poche gocce di acqua diluite di tea tree, sfregandole tra i palmi delle mani prima di respirarne il benefico profumo. I suoi principi attivi passeranno per le mucose nasali. Quindi abbiamo visto come un olio essenziale, veramente dal barattolino, dal contenitore molto piccolo, possa in realtà sprigionare tantissime, tantissime varietà di utilizzi. Quindi che vanno dalla cosmetica, quindi dalla bellezza, alla vera e propria cura della salute, perché il tea tree oil è un antibatterico e antifungino naturale. Io lo applico spesso quando sorgono magari degli inestetismi o dei brufoli o magari quando mi sento stanca e affaticata, e ne inalo anche gli odori diffondendolo proprio con una lucernina, applicandola col suo diffusore, quindi mettendo poche gocce di tea tree oil all'interno proprio della pietra che contiene dell'acqua, accendo questo cerino. E quindi si diffonde in tutto l'ambiente proprio un aroma che mi rilassa e mi rende l'ambiente molto molto più respirabile e quindi fa anche molto molto bene. Per oggi è tutto da Momissima, un bacione, vi vediamo al prossimo video e ai prossimi video consigli. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale Momissima e se ritenete che queste informative siano utili, lasciatemi un bel mi piace a sostegno del canale. Grazie a tutti e arrivederci.